Proseguiamo nello studio dell'andamento delle grandezze fisiche facendo degli ulteriori passi in avanti. Abbiamo iniziato col definire le grandezze periodiche come quelle caratterizzate da avere un periodo T. Un periodo T che indica il tempo dopo il quale la grandezza periodica si ripete uguale a se stessa. Un sottoinsieme delle grandezze periodiche è quello rappresentato dalle grandezze alternate. Un caso particolare di grandezze periodiche è quello rappresentato dalle grandezze alternate. Le grandezze alternate sono grandezze periodiche che presentano valore medio in un periodo uguale a zero. Ancora, tra le grandezze alternate sono un caso particolare le grandezze alternate simmetriche. Le grandezze alternate simmetriche sono quelle che presentano due semiperiodi, uno detto positivo e l'altro negativo, uguali e contrari fra di loro, quindi che presentano area opposta, come valore di stesso valore assoluto ma opposta come segno, e valori che si presentano uguali e contrari a una distanza pari a un semiperiodo uno dall'altro. Un caso ulteriormente particolare delle grandezze simmetriche è quello rappresentato dalle grandezze sinusoidali. Le grandezze sinusoidali sono quelle che sono esprimibili con andamenti descritti dalla grandezza trigonometrica seno di un certo angolo alfa. Vediamo adesso nei dettagli le caratteristiche appunto delle grandezze sinusoidali. Consideriamo quindi soltanto il caso delle grandezze sinusoidali e iniziamo a studiarle dal punto di vista grafico. Consideriamo degli assi di riferimento. In questo caso iniziamo, essendo il seno una grandezza trigonometrica, iniziamo a studiarle rappresentando sull'asse delle ascisse l'angolo alfa e sull'asse delle ordinate, appunto, la grandezza seno di alfa. L'andamento della grandezza seno è di questo tipo: presenta la tipica onda sinusoidale, qua ripetuta per più di un ciclo dell'onda stessa. Dalle conoscenze che abbiamo sulle grandezze sinusoidali sappiamo che il seno oscilla tra il valore più 1 e meno 1, che assume il valore 0 in corrispondenza dell'angolo 0, qua nell'origine. Raggiunge il massimo positivo più 1
ad un angolo corrispondente a seconda dell'unità di misura che usiamo per gli angoli a 90 gradi sessagesimali, oppure se esprimiamo gli angoli in radianti, a pi greco mezzi radianti. Poi la grandezza ritorna ad assumere il valore 0 quando l'angolo raggiunge i 180 gradi, cioè compie un'altra variazione di 90 gradi in avanti, che corrisponde a pi greco radianti, ritorna, anzi, assume il valore meno 1 per un angolo uguale a 270 gradi sessagesimali, che corrispondono a 3 mezzi pi greco radianti, per poi tornare a zero e completare il suo ciclo al termine dell'angolo giro, quindi 360 gradi sessagesimali, che corrispondono a 2 pi greco radianti. Questo è l'andamento della grandezza trigonometrica seno dell'angolo alfa. A noi interessano grandezze che variano nel tempo, quindi grandezze nella cui espressione comparirà la funzione seno, ma che saranno espresse nel tempo. Vediamo questi casi. Come detto, consideriamo adesso una grandezza non più variabile rispetto a un angolo, ma variabile nel tempo, sia questa sempre la nostra g di t, con g di t espressa con un andamento di tipo sinusoidale che genericamente sarà del tipo a seno di omega t. Vediamone il significato dei vari termini che compaiono nell'espressione. Allora, partiamo dal primo termine, da questo coefficiente a costante che moltiplica la funzione seno. A è definita come l'ampiezza della funzione sinusoidale. L'ampiezza indica semplicemente il valore massimo che la funzione seno assume nel tempo, quindi la funzione sinusoidale oscillerà tra il valore massimo positivo più a e il valore minimo negativo meno a. L'unità di misura dell'ampiezza dipende dall'unità di misura di g di t, quindi qualunque sia l'unità di misura della grandezza che stiamo rappresentando di tipo sinusoidale, l'ampiezza avrà quella stessa unità di misura. Poi, ovviamente, compare la funzione seno nell'espressione. Andiamo all'interno della parentesi del seno, dove compare questo elemento omega t. Allora, intanto omega t deve essere uguale ovviamente a un angolo, perché la funzione seno può essere calcolata soltanto di un angolo. Quindi abbiamo che t rappresenta il tempo, quindi misurato ovviamente in secondi. Da questo deriva che omega deve avere come unità di misura angolo diviso seconde. Quindi l'unità di misura di omega deve essere
l'unità di misura dell'angolo diviso il tempo espresso in secondi. Quindi questo potrà essere rappresentato da angoli di tipo sessagesimale al secondo, oppure, come spesso capita nelle espressioni di grandezze sinusoidali, ad esempio, se l'angolo viene misurato in radianti, sarà espresso in radianti al secondo. La grandezza omega prende il nome di pulsazione della sinusoide. Visto le caratteristiche del seno e del fatto che il seno raggiunge il valore massimo quando l'angolo corrisponde in radianti a pi greco mezzi, risulta che la pulsazione omega può essere espressa in funzione della frequenza della grandezza sinusoidale secondo l'espressione omega uguale 2 pi greco f, dove f rappresenta la frequenza della grandezza sinusoidale, che sappiamo essere misurata in hertz. Quindi la pulsazione mi dice quante variazioni dell'angolo pari a 2 pi greco si hanno in un secondo. Questo caso generico di grandezza sinusoidale ha comunque la caratteristica di presentare, così come la funzione trigonometrica seno, di presentarsi con il valore 0 nell'origine. Vedete che questo andamento presenta il valore 0 nell'origine. Allora, se andiamo a riportare i vari istanti di tempo sull'asse delle ascisse, abbiamo ovviamente, una volta che individuiamo il periodo T, siccome abbiamo che il periodo T lo possiamo dividere in due semiperiodi, quello il semiperiodo positivo e il semiperiodo negativo, abbiamo che t mezzi corrisponde al passaggio di nuovo per lo zero della funzione sinusoidale. E poi, dopo un periodo T, abbiamo il ritorno a zero dopo il semiciclo negativo della sinusoide, da quel momento, dal qual momento in poi la funzione si ripete di nuovo uguale a se stessa.